Siamo al quarto incontro del nostro corso Bibbia, Arte e Musica, Letture e Interpretazioni per la Cultura di Tutti e in questa nostra attenzione a momenti del Primo Testamento abbiamo pensato questa sera, occupandoci del tema profeti, di toccare, e ce ne accorgeremo tutti insieme, una figura di cui non vi è un libro specifico all'interno del Primo Testamento, ma che ha una grande importanza non soltanto biblica ma culturale in genere, cioè il profeta Elia. Però prima di entrare nella figura di Elia, forse vale la pena di fare qualche breve osservazione preliminare su che cosa noi intendiamo quando parliamo di profeta e specificamente di profeta biblico. Perché come molti dei presenti sanno, se non tutti, oggi se noi chiediamo a una qualsiasi persona per strada qual è la prima idea che associa al termine profeta, è molto facile che la sfera di cristallo e la chiromante siano i primi due elementi che vengono ad emergere, molto di più di altri riferimenti di carattere culturale diverso. Profeta, nel caso biblico, significa la persona, colui che parla al posto di Dio. E quindi colui che ha in questa prospettiva una vocazione particolarmente precisa e una funzione ulteriormente significativa. Partendo dal presupposto che, come abbiamo ricordato nel primo incontro, la Torah, la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e il dono della Torah siano i due momenti fondamentali dell'inizio e direi della radice dell'identità storica del popolo ebraico e dell'ebraismo in generale, è del tutto evidente che tutto ciò che può ricordare al popolo inteso come collettività, o ai singoli componenti del popolo, la fedeltà all'alleanza che le tavole della Torah esprimono, è elemento particolarmente importante. E la letteratura profetica, le varie figure profetiche contenute nel canone biblico, nel canone ebraico in un modo, nel canone cristiano in un altro, hanno essenzialmente e costantemente questa funzione. Ricordare in modo incessante agli esseri umani la necessità di essere costantemente fedeli alla Torah, costantemente fedeli all'alleanza con Dio. Un'alleanza, come ricordavamo già varie settimane fa, basata sulla scelta di amore di Dio nei confronti degli uomini, attraverso quell'intervento di liberazione dalla schiavitù a cui facevo riferimento prima e che nel libro dell'Esodo trova una sua manifestazione particolare. Ecco, se noi prendiamo la pagina 52 del fascicolo distribuito questa sera e ci chiediamo in che contesto si pone questa riflessione che abbiamo appena ricordato, la riflessione rispetto al tema dell'alleanza, forse vale la pena ribadire che in questa storicità, la storicità della vicenda umana tra luci e ombre, il ricorrere al tema della fedeltà costituisce un elemento del tutto decisivo. Ora, se noi collochiamo cronologicamente, per quel che ci è possibile perlomeno, l'arco dei testi che noi denominiamo libri profetici, facciamo riferimento a un arco cronologico che va dall'VIII al II secolo a.C. Quindi parliamo di un asse e di un arco di tempo estremamente ricco, estremamente importante, con una varietà di riferimenti sia religiosi che culturali di grande rilievo. Se poi noi ci chiediamo quali sono le caratteristiche fondamentali del profeta biblico, ecco, possiamo riassumerle come abbiamo cercato di fare al centro della pagina 52. I criteri sono essenzialmente cinque: l'invio da parte divina, il fatto che le predizioni si avverino, cioè che il profeta parli al posto di Dio dicendo cose che poi si realizzano, il costante riferimento alla tradizione, riferito alla Torah e all'alleanza collegata alla Torah, un notevole disinteresse personale, una significativa integrità esistenziale, persone tutte d'un pezzo, integerrime, che non cedono per nessuna ragione a tentazioni di carattere materiale o di carattere spirituale, e in quinta battuta la proclamazione di un giudizio che inviti pressantemente alla conversione. Ecco, il tema della conversione diventa assolutamente decisivo, ce ne accorgeremo anche questa sera facendo riferimento alla profeteria, ma è un tema che attraversa il profetismo biblico in senso estremamente ampio. E in questo quadro mi pare molto bella la considerazione che Callisto Caldelari, nel suo volumetto da Giosuè a Geremia,
scriveva vari anni fa. Siamo a metà sempre della pagina 52, riferito al profilo del profeta e proprio distaccando l'idea del profeta biblico da un'idea molto diffusa nell'antichità e ancora oggi di profeta nel senso di scopritore del futuro, padre Callisto scriveva: il principio su cui si fonda questa specie di estasi, la fusione dell'umano con il divino, è profondamente estraneo alla fede biblica, che non contempla alcun assorbimento in Dio, ma che ci parla di un incontro, di una relazione d'amore con il Dio vivente, che resta il totalmente altro, il tre volte santo. Il Dio della rivelazione ebraica è totalmente altro rispetto all'uomo, ma nello stesso tempo estremamente interessato a operare per il bene dell'essere umano. Un'alterità che non è estraneità, un'alterità che non è disinteresse, un'alterità che è differenziazione, ma nello stesso tempo un'alterità che non impedisce l'incontro, che si verifica in varie occasioni. D'altra parte, tra i veri profeti, che hanno le caratteristiche che ho brevemente riassunto, e i falsi profeti, di cui la rivelazione biblica parla ripetutamente, vi è una distinzione, differenza assolutamente fondamentale. E in questo quadro mi pare estremamente efficace quanto viene proposta da un grandissimo esegeta dell'Antico Testamento che abbiamo citato già in altre occasioni, lo spagnolo Luis Alonso Schöckel, che insieme al collega Sicredias pubblicò molti anni fa un volume, I profeti, che ha fatto storia e su cui hanno studiato generazioni di studenti e di cultori della Bibbia in generale. Siamo alla ultima riga della pagina 52, inizio pagina 53. Il falso profeta non si troverà mai, dicono Schöckel e Sicredias, sulla breccia per estirpare influssi contagiosi. Ha braccia e piedi di piombo. Non può e non sa intercedere per il suo popolo peccatore. Vede venire il lupo e fugge. Ecco, questo è il connotato fondamentale del falso profeta. Ecco, ovviamente la nozione di falso profeta ritorna dal primo al Nuovo Testamento, ripetutamente, se pensate ad alcuni passaggi, per esempio, delle lettere cattoliche, la seconda lettera di Pietro, la lettera di Giuda, ma anche le stesse lettere di Giovanni, ma anche i testi evangelici, in riferimento al falso profeta in termini non così diversi da quelli che qui notiamo, ricorre abbastanza insistentemente. Allora, se noi, continuando in questa brevissima introduzione, ci chiediamo qual è, dopo aver chiarito che l'arco di tempo è, dicevamo, tra l'ottavo e il secondo avanti Cristo, per l'articolazione temporale dei vari contributi dei profeti, ecco, se noi andiamo a ripercorrere quali sono i fatti storici di cui variamente nei libri profetici si parla, siamo a pagina 54 del fascicolo distribuito, abbiamo alcuni dati, alcuni fatti che sono non una invenzione teologica, ma sono dei dati che storicamente possiamo riscontrare senza difficoltà. Anzitutto le guerre palestinesi dell'VIII secolo. In secondo luogo la caduta dei regni del nord e del sud, rispettivamente 722-21 e 587-86 a.C., la fase successiva alla deportazione babilonese, quindi tra la seconda metà del VI secolo e il V secolo a.C., e in quarta battuta i decenni intercorrenti tra la morte di Alessandro Magno, 323 a.C., e la guerra giudaica di liberazione a metà del II a.C. Ecco, se ciascuno di noi ripercorresse anche solo brevemente i fatti sostanziali ed essenziali di questo arco di secoli, vedrebbe una pluralità di riferimenti politici, sociali, economici, di cui variamente nei testi profetici si parla. E in questa prospettiva, estremamente importante, dobbiamo notare come ogni libro profetico, dal libro del profeta più citato nel Nuovo Testamento, Isaia, al libro del profeta ultimo nel canone cristiano, cioè Malachia, noi troviamo una commistione evidente tra parole dirette del profeta e elementi redazionali che una serie di autori, di collaboratori, magari a distanza di molte generazioni, variamente compongono. Faccio un esempio che mi pare abbastanza significativo, ho citato Isaia,
I primi capitoli del libro del profeta Isaia sono verosimilmente riconducibili all'Isaia storico, vissuto nell'VIII secolo a.C. Molti altri capitoli, in particolare, possiamo dirlo tranquillamente, a partire probabilmente dallo stesso capitolo decimo in poi, fanno riferimento a elementi forse riconducibili all'Isaia storico, ma variamente reinterpretati e integrati da una serie di elementi portati da tutta una serie di collaboratori e di discepoli in senso anche molto largo che si sono succeduti nel corso delle generazioni. Quindi quando noi leggiamo uno dei libri profetici, anche quando noi ragioniamo pensando a quello che sono i profeti anteriori secondo il canone ebraico, voi sapete che nel canone ebraico i profeti anteriori iniziano col libro di Giosuè e sono quelli che in chiave cristiana si chiamano libri storici. Ma perché vengono chiamati profeti anteriori? Anteriori semplicemente perché vengono nella successione prima di quello dei profeti tout court, Isaia e gli altri a seguire. Ma dicevo, perché vengono chiamati profeti? Libri come Giosuè, Giudici, i libri di Samuele, il libro dei Re. Perché in buona sostanza si ritiene, e questo è un dato che mi pare estremamente interessante, che in qualche modo anche in quei libri vi siano figure che parlano al posto di Dio e tracciano la storia del popolo, la storia delle varie persone, secondo questo ruolo sostitutivo rispetto a Dio, questo ruolo di portavoce del divino. E dobbiamo riconoscere che per certi aspetti è un ragionamento fondato. Pensate a Giosuè, pensate alle figure dei giudici, pensate certamente, per esempio, alla stessa figura pur controversa e complessa che quella di Davide, e il discorso potrebbe lungamente continuare. Ecco, allora vado a concludere questa breve introduzione. Quello che resta interessante in questo quadro è che giudizio e salvezza, leggo alla pagina 55, alla nota 8, giudizio e salvezza sono i due grandi poli tra i quali si muove la proclamazione profetica. E molto spesso vi è alternatività tra giudizio e salvezza. E Rentorf, il grande esegeta tedesco, in questo suo contributo intitolato Teologia dell'Antico Testamento, siamo al secondo volume, approfondisce questo discorso dicendo: nei libri profetici a noi tramandati non vi è alcun profeta che sia un puro profeta di sventura. Riguardo ad alcuni di essi si può supporre che la loro visione della storia di Dio con il suo popolo sia mutata a causa delle esperienze del rifiuto del loro messaggio da parte dei loro contemporanei e a causa dei nuovi rapporti politici. Ma, continua Rentorf, l'annuncio di giudizio e salvezza nella loro contrapposizione e tuttavia nel loro reciproco rapporto appartiene ai segni distintivi essenziali della profezia veterotestamentaria. In questo quadro Elia ha un ruolo di notevolissimo rilievo. Come dicevo, sia Elia che il suo discepolo e successore Eliseo non hanno in nessun modo un libro che sia associabile strettamente alla loro figura, come succede per Isaia, Geremia e per altri. D'altra parte, per quel che riguarda Elia, il primo libro dei Re e l'inizio del secondo libro dei Re sono un terreno fondamentale in cui il testo biblico parla di questa figura. Siamo nel IX secolo a.C., circa gli eventi che vengono trattati in questo contesto, e quello che è interessante è che Elia probabilmente è stato a capo di quella che era denominata in modo un po' schematico figli dei profeti, cioè un'associazione di profeti che variamente svolgevano la funzione di portavoce di Dio, di persone che ricordavano costantemente al sovrano regnante e ai suoi collaboratori, ma anche al popolo della loro epoca, la fedeltà all'alleanza, la necessità di non dimenticare mai l'attenzione nei confronti della Torah di Dio. E questo discorso avveniva anche in termini di contrasto deciso, assolutamente insistito e molto appassionato, contrasto nei confronti di ogni forma di idolatria e contrasto nei confronti di ogni divinità ritenuta politeistica. Il caso emblematico è il culto a Baal. E uno degli episodi più significativi della vita di Elia, e dobbiamo riconoscerlo, più cruenti della storia biblica,
cioè l'eliminazione dei profeti di Baal, sgozzati uno per uno a decine, dopo il famoso scontro, confronto avvenuto sul Monte Carmelo, e siamo al capitolo 19 del primo libro dei Re, testimonia in modo molto crudo, con le categorie espressive dell'epoca, che cosa voleva dire confrontarsi tra culti che ritenevano di essere alternativi e che quindi sottolineavano la necessità di contrapporre il monoteismo di cui Elia, Eliseo e altri profeti erano enormi, straordinari sostenitori, e tutte le forme di politeismo e di idolatria che variamente nella terra di Canaan erano stati prima di loro e ancora lo saranno dopo variamente praticati. Ora, in questa prospettiva, quest'uomo di Dio, pieno di slancio, pieno di veemenza, un vero e proprio fuoco di Dio, potremmo dire, con un'espressione un po' schematica, ma mi pare abbastanza efficace, ecco, questa figura ha una grandissima importanza non soltanto nel Primo Testamento, anche nel Nuovo, ma se noi ci limitiamo, e sarà uno degli elementi che poi verranno variamente ripresi nel corso della trattazione che seguirà le mie parole, la trattazione musicale prima e artistico-figurativa poi, ecco, due momenti importanti sono rispettivamente il confronto di Elia con una figura di Dio assolutamente inattesa e in secondo luogo la famosa immagine dell'ascesa nel carro di Elia alla fine della sua vita. Ecco, se noi leggiamo la pagina 57 del fascicolo distribuito, io ho riportato, sempre nella traduzione della Conferenza Episcopale Italiana del 2008, i due passi su cui, per ragioni di tempo, non possiamo soffermarci in modo analitico, ma che sono estremamente interessanti. Perché Elia, mi riferisco al primo passo, quello appunto tratto dal testo che voi trovate nel primo libro dei Re, ecco, in questo passaggio, dopo che a seguito del famoso sgozzamento dei profeti di Baal, Elia si ritira nel deserto, Elia ha un atteggiamento di ripiegamento su di sé, di amarezza, di angoscia, di difficoltà, si rifugia in una delle caverne nel deserto e a partire dal versetto 9 di questo passaggio che troviamo nel primo libro dei Re, capitolo 20, il testo recita così: Elia entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: cosa fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Gli disse: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco venne a lui una voce che gli diceva: che cosa fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. E il discorso poi continua, con una ripresa da parte di Elia di slancio, di coraggio, la sua vocazione riprende significato ed egli continua la sua opera di lotta contro l'idolatria e di difesa della fedeltà nei confronti dell'alleanza con Dio. Ecco, prima ho citato il mantello. Elia si coprì il volto con il mantello. Ecco, il mantello è un elemento che nella vicenda di Elia ha una grande importanza, perché in questo caso il mantello viene posto sul volto e in questo modo egli non riesce a vedere Dio. Successivamente, quando si arriva all'evento conclusivo, quello che precede l'ascesa al cielo, anche qui il riferimento riguarda il passaggio di consegne tra Elia ed Eliseo e ancora in questo caso il mantello entra in funzione. Allora, alla nota 11, a pagina 57, mi è parso molto bello riprendere una prospettiva che il collega Silvio Barbaglia, dello studio teologico di Novara, in una sua voce intitolata Elia ed Eliseo, ha, mi pare, molto efficacemente espresso. Qual è la funzione del mantello di Elia?
Questo vocabolo, in ebraico haderet, altro significato del termine è gloria, compare la prima volta nella vicenda di Elia, quando egli esce dalla caverna del monte Horeb, e il passaggio del Signore gli risulta ignoto, perché il mantello copre il suo volto. E tutti facciamo riferimento all'esperienza di Mosè in Esodo 33. Il mantello, come testimone che ha visto il passaggio del Signore, intriso di questa esperienza, l'esperienza di aver visto il Signore che Elia non ha visto, diviene contagioso, comunicativo, perché trasmette l'esperienza dell'Horeb vissuta da Elia. Eliseo viene scelto attraverso il getto del mantello su di lui, e nell'ascensione al cielo Elia lo lascia ad Eliseo. E Barbaglia conclude: ciò risulta una catena di trasmissione dell'esperienza dello Spirito, del valore oggettivo di Dio, quella gloria che con la concretezza di un mantello avvolge il profeta, dando orientamento e prospettiva alla sua vocazione e alla sua missione. Abbiamo letto a pagina 57 la nota 11. Allora, se noi concludiamo questa brevissima, neanche introduzione, questi cenni introduttivi alla figura di Elia, potremmo dire che accanto alla lotta contro l'idolatria, accanto alla difesa dell'alleanza nei confronti di Dio, vi è anche questa volontà di essere colui che segnala, sottolinea quanto non sia necessario essere ebrei per essere in pieno rapporto con Dio e per ricevere benevolenze e benefici da parte di Dio. Ricordate il beneficio recato a quella vedova di Sarepta di Sidone, a cui Elia, che era stato da lei ospitato, e Sidone era in terra pagana, in Libano, viene beneficata, le vengono concesse le risorse materiali, il cibo per continuare, e le viene riportato alla vita il figlio che era morto. A segnalare come, anche in questo caso, non è indispensabile e necessario essere giudei per essere, e lo diciamo all'altezza di questo libro profetico, che è un libro storico, noi diciamo, che risale a molti secoli prima di Cristo, non è necessario, ripeto, essere giudei per essere oggetto della attenzione, della misericordia, della benevolenza di Dio. Quello che è importante è avere la capacità di accogliere gli altri, e quella vedova il profeta Elia aveva accolto in quel contesto. Ecco perché alla fine dell'Antico Testamento, proprio nel libro del profeta Malachia, abbiamo una importantissima, citatissima e fondamentale ripresa della figura di Elia proprio al capitolo 3 di Malachia. Siamo alla fine della pagina 58 nel testo, e ho riportato questi due versetti che sono stati non soltanto molto letti e molto commentati, ma anche molto rappresentati a tanti livelli. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Il riferimento è al giorno del giudizio, alla fine dei tempi. E il richiamo ad Elia, che poi viene citato ripetutamente nel Nuovo Testamento, per esempio è uno dei personaggi della trasfigurazione in Marco 9 paralleli, è figura associata spesso a Giovanni Battista, e i presenti ricorderanno, è una figura importante perché quando il Gesù marciano, rivolto ai discepoli a Cesarea di Filippo, dice: la gente chi dice che io sia? Nell'elencazione delle figure che vengono riprese e nei paralleli evangelici questo fatto avviene in misura diversa, vi è anche la figura di Elia come il profeta per eccellenza, il profeta della fine dei tempi per eccellenza. Ecco, allora, in questo brevissimo quadro fatto per piccoli bagliori e piccole immagini, penso sia molto bello vedere che cosa, in tutta libertà, senza automatismi che sarebbero assolutamente improponibili, che cosa nella tradizione musicale dell'Occidente, nella tradizione figurativa dell'Occidente, meglio, nelle tradizioni musicali dell'Occidente, nelle tradizioni figurative, quali possono essere state alcune tracce che questa figura ha lasciato. E iniziamo ovviamente, proprio nella logica dei nostri incontri di questo corso, dalla componente musicale. Io sono molto grato al professor Zappalà, che insegna storia della musica all'Università di Pavia, Dipartimento di Musicologia a Cremona, di aver accettato il nostro invito. Le note biografiche sul professor Zappalà si trovano alla nota 14 a pagina 59. Noi siamo molto lieti della sua presenza perché ci introdurrà all'oratorio Elias di Mendelssohn attraverso quello che sarà un'occasione di ascolto, credo, estremamente significativa. Do soltanto una nota tecnica:
nelle pagine 59 e seguenti, laddove voi avete la ripresa del libretto dell'oratorio con in grassetto le parti, la maggior parte delle parti che verranno ascoltate, trovate nella colonna centrale i riferimenti biblici, i possibili riferimenti biblici momento per momento. Per tutto quello che riguarda l'ascolto, noi abbiamo riportato in nota, sempre nella versione CEI, con tutti i limiti della corrispondenza tra quello che con difficoltà sappiamo essere stato il testo biblico che Mendelssohn aveva sotto gli occhi e i nostri riferimenti, i vari passi che siano del Libro dei Re ma anche di altri testi biblici che sono in qualche modo possono essere alla base di quanto è sia il testo sia quello che ascolteremo direttamente nell'oratorio. Sono semplicemente dei piccoli strumenti che speriamo vi possano essere utili. Professor Zappalà, la ringraziamo e le diamo subito la parola. Sono io che ringrazio per questo prestigioso invito, è un piacere per me intervenire in questa sessione multidisciplinare dove ho già imparato molte cose, ne imparerò anche dall'aspetto delle arti figurative, spero di riuscire a trasmettere alcune delle così, esperienze che ho maturato studiando negli anni passati la figura di Mendelssohn e vorrei esordire proprio presentando un po' la figura di questo musicista che certamente non è dei minori, è abbastanza noto almeno per chi ha un po' di dimestichezza con la musica cosiddetta classica, però è opportuno ricordare innanzitutto lo collochiamo cronologicamente, vive nella prima metà dell'Ottocento e però rispetto a molti suoi contemporanei, musicisti, romantici, molto più dei suoi contemporanei, ha un occhio di riguardo per la musica sacra in un secolo che forse invece attesta una pluralità di manifestazioni artistiche ma spesso poco incline a questo aspetto. Nasce in una famiglia culturalmente molto ricca e fra poco vedremo alcuni aspetti che possono anche interessare questo nostro discorso, ma dunque sì, eccoci qui, appunto parleremo nello specifico di un oratorio espressamente dedicato alla figura di Elias o in area anglosassone dove questo oratorio ha avuto un grande successo e ha una tradizione forse ancora maggiore, Elijah, e, appunto un musicista che si è dedicato a tantissime forme compositive, ha mancato praticamente solo quella dell'opera lirica, ma in campo sacro ha prodotto moltissimo sotto forma di varie tipologie di composizioni numerose, ampie, cantate, un genere che già era un po' decaduto e che lui ha rivitalizzato. Mottetti sacri di varia natura, oratori, diremo qualcosa dopo meglio. Può sembrare un po' essere interessante sottolineare anche il fatto che ha composto in varie lingue, ovviamente in tedesco, ovviamente direi anche in latino, meno ovviamente in inglese e persino in francese. Quindi una pluralità di interessi e di attenzioni all'aspetto della musica sacra, anche, come vedete, per varie confessioni. Lui, protestante convinto, ha scritto musica per i servizi, per l'agenda berlinese, protestante, ma anche per la chiesa anglicana, ha scritto senza problemi e magari anche con qualche forse problema di rapporti personali con i familiari, per la confessione cattolica, anche per la chiesa riformata francese, seppur episodicamente, ma anche su commissione per riti ebraici. Quindi una pluralità di interessi che dimostra, forse non sarebbe forse esagerato dire, un atteggiamento ecumenico. Tuttavia possiamo forse già dire, e mi rilascio a un concetto già espresso, che questa attenzione per la musica sacra e al tempo stesso la predisposizione a scrivere per varie confessioni in varie lingue attesta l'interesse per il nucleo centrale, cioè quello di un'etica interiore molto rigorosa, molto profonda, che in un certo senso può essere avvicinata a quella del personaggio di cui parliamo stasera, del profeta Elia, appunto per questo estremo rigore nel credo monoteistico. Della vasta produzione che qui non abbiamo tempo di percorrere, voglio sottolineare però appunto la produzione di oratori. Prima dell'Elias, Mendelssohn riscosse un enorme successo soprattutto in area tedesca con il Paulus, un'opera che è molto legata anche musicalmente al suolo tedesco e alla tradizione sacra tedesca perché è pervaso di corale protestante.
L'Elias invece è stato concepito quasi più, scusatemi il termine, forse per il mercato inglese o per l'area culturale inglese, dove è stato eseguito per la prima volta e dove ha riscosso un immediato successo, tale per cui l'Elias è il secondo oratorio dopo il Messia di Handel, così come Mendelssohn è il secondo compositore inglese dopo Handel, a sua volta non inglese come sappiamo, proprio per la fama non solo della sua opera in generale, ma di questo oratorio nello specifico. C'è da segnalare un progetto di un terzo oratorio che la tradizione ha titolato Christus, anche se in realtà studi più recenti mettono in dubbio la correttezza di questa titolazione, perché abbiamo solo alcuni brani non coordinati e l'operazione si è interrotta per la prematura morte del musicista. Quindi comunque un interesse anche per la forma oratoriale alla quale Mendelssohn è interessato anche in virtù e in forza dei suoi interessi storici. Era un cultore della musica non solo di Bach ma anche molto di Handel. È forse più noto la sua adesione alla produzione bachiana, ma è altrettanto importante e forte l'interesse che lui ha maturato per l'opera di Handel. Una parola che penso sia abbastanza interessante sulle radici culturali di Mendelssohn, perché è una famiglia molto ricca, non solo economicamente, ma ricca proprio di stratificazioni culturali. Molto celebre, soprattutto in ambito filosofico, il nonno Moses Mendelssohn, che aveva due caratteristiche forti: di essere un filosofo rispettato dalle maggiori teste pensanti della Germania di allora, e di essere un forte e radicale esponente della religione ebraica in cui era nato, vissuto e al di fuori della quale non concepiva la propria famiglia. Se avesse forse saputo l'esito dei suoi nipoti, figli e nipoti, sarebbe molto arrabbiato. E d'altronde una parte della famiglia ha mantenuto fortemente questo radicamento nella cultura ebraica. Il figlio del filosofo, il padre del nostro musicista invece, Abraham Mendelssohn, fu sostanzialmente agnostico. Ho messo insieme banchiere agnostico non perché siano due categorie così gravi, solo che di uno detto è filosofo, dell'altro dovevo dire che era banchiere perché così campava, così come sottinteso che Mendelssohn era musicista, ma dal punto di vista del credo religioso era abbastanza agnostico. E mentre il figlio musicista era senz'altro protestante. Fra i due ho inserito un problema che era forte nella Berlino, nella Germania, nella Berlino del primo Ottocento, cioè il problema dell'assimilazione delle famiglie di origine ebraica nel tessuto sociale tedesco. Per favorire questa assimilazione, quindi l'inserimento, la normalizzazione, la non ghettizzazione, molte famiglie appunto procedevano a una conversione che era spesso di facciata o di il Taufschein, in questo caso come si dice, certificato di battesimo, quindi un aspetto formale, e tale probabilmente lo fu per il padre Abraham, non certo per il figlio e per i figli, e per una parte della famiglia che appunto aderì sinceramente alla fede protestante. Questo problema della stratificazione culturale nella quale si trovò a vivere Mendelssohn ha rilevanza anche per un giudizio, un'esegesi nostra, moderna, della sua opera. Anticipo forse una cosa che avrei potuto dire dopo, ma ormai torna bene nel discorso. Il suo interessarsi della figura di Elias viene letto da parte di alcuni musicologi e storici come un evidente, o per altri meno evidente, ma certamente un richiamo e una valorizzazione della sua radice ebraica, che quindi non sarebbe non solo non negata, ma sotto sotto confermata, nonostante appunto l'apparente battesimo e poi conversione, scusate, al protestantesimo. Alcuni studiosi di punta dei decenni passati hanno molto puntato a questa lettura, che però la maggior parte degli studiosi recenti tende a negare, nel senso che il fatto che Mendelssohn abbia intonato spesso soggetti o abbia anche composto musica per il rito ebraico fu, in questo secondo caso tangenziale dovuto a una commissione, nel primo caso più generalmente inquadrato in un interesse per le scritture, in un interesse per il messaggio dell'Antico e del Nuovo Testamento e in una visione
complessiva di un'etica, come dicevo prima, profonda, rigorosa, senza uno specifico interesse e competenze teologiche. Questo in realtà sarebbe una forzatura, ecco, voler ravvisare in Mendelssohn questa competenza e questo desiderio. Veniamo a parlare appunto dell'oratorio Elias. L'oratorio Elias, vediamo qui, ho proposto una tabella, eccola qua, che spero si riesca a vedere abbastanza a distanza, visualizza la macrostruttura dell'oratorio. Dunque, ovviamente della vicenda di Elia, essendo un'opera d'arte, essendoci un libretto, non è possibile narrare tutti gli episodi traibili dall'Antico Testamento. C'è una cernita fatta congiuntamente dai librettisti, ma con spesso lo zampino dello stesso Mendelssohn, che ha il compito certamente di evocare la figura e i passaggi più importanti della vicenda narrata nel Primo Testamento, ma ha anche questa cernita una funzione eminentemente musicale, o se vogliamo librettistica, di selezione di brani che possano musicalmente essere interessanti e variati. Per cui vediamo che l'intera oratorio, che è diviso in due sezioni, in due parti, ha a sua volta una suddivisione interna in scene che riprendono altrettanti episodi dell'esperienza di Elia, e quindi un primo episodio che racchiude sia la maledizione iniziale e poi la siccità, un secondo episodio che è incentrato sulla vicenda della vedova, quindi l'incontro con la vedova e il risveglio, la resurrezione del figlio, e un terzo episodio quindi che racconta narra dell'annuncio della pioggia e anche della severità del giudizio divino, e poi a seguire il miracolo stesso della pioggia. Quindi ci sono i testi parafrasati e anche interpolati da altri testi biblici che permettono a Mendelssohn di intonare e rendere anche musicalmente, con espressioni musicali, con affetti, per dire con un termine seicentesco, affetti diversi, questi episodi. La seconda parte, dopo una introduzione di natura eminentemente musicale, ci sono i due successivi episodi. Io ho messo i nomi come li ho ritrovati, ci possono essere piccole varianti nella formulazione dei nomi. Quindi Elia che si contrappone al re Acabe, alla moglie, qui ho scritto Jezabele, poi ci possono essere forme varianti, e la sua permanenza nel deserto, e da ultimo l'ultimo episodio, la Teofania e l'ascensione, o perlomeno la scomparsa in una maniera molto scenografica, se vogliamo. Ecco, sono episodi scelti e trattati ovviamente non con l'intento di sottolineare o esplorare i contenuti teologici, quanto scelti perché si prestano a rappresentazioni musicali o attraverso il libretto anche drammaturgiche particolarmente forti. Per inciso ricordo anche che in queste opere spesso Mendelssohn ha riversato un suo desiderio che non ha mai trovato compimento, quello di scrivere una vera e propria opera lirica per il teatro, diciamo, profano, e quindi riversa in queste forme musicali le sue capacità, i suoi desideri di espressione musicale che non aveva trovato compimento in un libretto, diciamo, profano per il teatro d'opera. Ho detto appunto che il trattamento musicale, prima ancora che musicale, testuale di questo oratorio mette in evidenza la tendenza alla drammatizzazione. Quindi manca, come succede in altri oratori, la figura del narratore che racconta le vicende, si bypassa questa fase di narrazione per andare direttamente a esplorare episodi che vengono poi espressi musicalmente con una ricchezza di forme scelte in modo da rendere al meglio quello che dicevo prima, l'affetto, quindi l'emotività, il messaggio testuale di volta in volta mutevole. Quindi abbiamo da un lato il semplice recitativo, che è una narrazione rapida, musicalmente poco interessante forse, a un arioso, quindi una forma di aria molto libera, fino ad arie vere e proprie dove il testo ha una parte ridotta, dove il testo è un pretesto per esprimere un stato emotivo, e la musica forse può espandere notevolmente quello che poche parole riescono a dire, ma non nella stessa misura.
E poi ci sono anche scene composite, scene che passano da una forma all'altra proprio per adattarsi meglio alla resa testuale, per poter rendere meglio il valore testuale. Quindi da ari si passa a cori, recitativi, si ripassa al coro in maniera molto elastica proprio per aderire meglio al flusso dei contenuti testuali. Da notare un altro aspetto in questo oratorio, non così frequente, una forte presenza del coro. Una presenza del coro che nella maggior parte dei casi sta a rappresentare il popolo di Israele, ma talvolta invece è chiamato a dar voce agli adoratori di Baal, a volte invece il coro è più impersonale, ha un ruolo di riflessione su alcuni momenti, oppure una minima funzione anche narrativa, cioè raccontare gli eventi in modo da permettere all'ascoltatore di seguire l'evoluzione della storia. Ancora una notazione musicale generale, poi cominciamo a introdurre qualche punto più nello specifico. Anche la scrittura corale è molto ricca, perché abbiamo varie forme espressive, dal recitativo corale, quindi il coro che disciplinato, organizzato, racconta quanto avviene, altri casi dove invece improvvisamente scompare l'orchestra, abbiamo cori a cappella per sottolineare qualche momento espressivo particolare, sentiremo un paio di esempi. A volte c'è invece uno sfoggio di bravura compositiva, ma legata sempre all'onestà di una resa espressiva del testo attraverso l'uso del doppio coro. Quindi masse corali che realizzano più voci, un tessuto molto fitto, molto intenso, di volta in volta per realizzare un elemento del significato testuale. Anche molto interessante l'abbinamento frequente di solisti, singoli o anche gruppi, con il coro, quindi l'interazione fra solisti e coro, se riusciremo appunto a focalizzare l'attenzione, questo a volte è scritto secondo o con il desiderio di richiamare certe pratiche del canto liturgico, quindi la pratica antifonale o la pratica responsoriale, quella antifonale che vede contrapposto i due cori e quella responsoriale che vede contrapposto un cantor, in questo caso un solista, oppure un gruppo di solisti rispetto alla massa corale. E anche il tipo di scrittura è molto ricca, si va dalla scrittura tipicamente contrapuntistica, a volte anche con canoni, tipica ancora della polifonia antica e, se vogliamo, tipico del mondo espressivo bacchiano, a punti invece omofonici e ho messo anche coralistici. Faccio una parentesi e poi per sottolineare l'importanza di questo aspetto nella cultura tedesca è molto importante, il corale protestante, quindi una scrittura molto semplice dal punto di vista tecnico, molto lineare anche all'ascolto, ma che assume un carattere di solennità che Mendelssohn usa spesso per sottolineare le parole o il messaggio puro, schietto della divinità, di Dio. E per l'ascoltatore tedesco dell'epoca ha un richiamo forte con la prassi liturgica e proprio con il valore fondante del testo trasmesso dai corali. Quindi da un lato l'esercizio artistico molto bello musicalmente della scrittura contrappuntistica che intreccia varie voci che si inseguono l'altra, alternati a momenti invece dove a blocchi il coro solennemente enuncia un testo che deve essere ben ascoltato, ben compreso perché è importante e fondante. Dunque, e adesso vado a provare a fare alcuni ascolti guidati, ovviamente non possiamo avere la pretesa di esaurire tutto l'oratorio che dura un paio di ore, ma andiamo a sentire alcuni punti, vediamo come Mendelssohn interpreta il testo, come musicalmente cerca di sottolineare la sua interpretazione del passo di volta in volta preso in esame. E comincio proprio con l'inizio, perché l'inizio è un po' anomalo, in quanto solitamente un oratorio cominciava con un'ouverture strumentale, era un'esigenza tipicamente musicale di partire con un brano strumentale a modo di aperitivo per abituare l'ascoltatore prima di cominciare con la parte cantata, quindi col testo. In questo caso invece abbiamo un brevissimo intervento molto molto specifico di Elia,
Ecco, vedete nel testo che vi è stato consegnato, in tedesco sentiremo l'incisione, avete la traduzione a fianco in italiano, So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, come è vero che vive il Signore, quindi Dio Israele al cui servizio io sto, in questi anni non cadrà né rugiada né pioggia, io lo dico. Quindi una esternazione molto secca che dà motivo a Mendelssohn di stravolgere la tradizione e cominciare con proprio un'enunciazione molto secca che al suo interno, lo vediamo fra poco, è suddivisa per quanto breve in tre momenti fondanti. Vedrete fra poco anche la partitura per chi ha la possibilità di leggere, ma ho voluto sottolineare anche visivamente, e poi vedremo all'ascolto, come questo breve episodio, vedete, si esaurisce in questa paginetta di musica qui nella riduzione di canto e pianoforte, l'enunciazione di Elia parte con un primo gruppo di accordi molto semplici ma molto definiti, come dire, questa è una cosa chiara, importante, che adesso viene enunciata, e faccio sottolineo anche l'uso che si riscontra un po' in tutto l'oratorio significativo degli ottoni. Vi ricordo che gli ottoni hanno sempre un che di sacrale quando usati in maniera isolata, sacrale non necessariamente religioso, per esempio molto spesso usa anche Mozart gli ottoni per una sacralità massonica che lui coltivava, altri non coltivano, ma era tradizione musicale abbinare spesso, e lo si sentirà in un certo modo anche qui. Dopo questo brevissimo preludio strumentale, che è molto semplice musicalmente ma ha il compito proprio di ribadire l'importanza di quanto viene enunciato, parte il cantante, quindi in questo caso Elia, con una frase musicale molto sobria, forse neanche molto interessante, perché è un arpeggio, però proprio a significare, anche in questo caso, la linearità dell'enunciazione, la chiarezza, la non equivocabilità del testo. Poi, vedete in basso, invece, c'è una terza sezione che ho evidenziato, che per chi si orienta in musica, fa ricorso ad intervalli molto risonanti, proprio in corrispondenza della minaccia, della minaccia di non far più piovere. Quindi abbiamo da un lato gli segnali positivi, sono trattati con elementi musicali semplici molto ben definiti, i segnali negativi, il senso negativo viene espresso con artifici musicali di solito abbinati appunto a dissonanze, a errori o a scritture un po' aspre, un po' spigolose. E finito questo, poi in chiusura le ultime due battute che non ho evidenziato nuovamente ribadiscono gli accordi molto semplici, molto, molto statuari quasi. E quindi se riusciamo farei ascoltare brevissimo la prima traccia, la traccia 1, che è appunto solo questa introduzione, in attesa che parta, appunto ribadisco, una partenza un po' anomala che proprio penso faccia molto effetto all'ascoltatore che si aspetta un'introduzione strumentale, invece sente già questa enunciazione molto secca, molto precisa. Mendelssohn ha già enunciato gli elementi, dei mattoni musicali di base che poi svilupperà un po' in tutta la composizione, nei momenti cruciali si possono riscontrare. Dopo questo inaspettato motto iniziale parte l'ouverture come da tradizione, anche qui però leggermente diversa dal consueto, perché innanzitutto non avremo tempo di sentirlo, ma anziché esaurirsi, chiudersi e poi dar luogo ai numeri musicali, sfocia direttamente in un coro. Anche questa è un po' una novità,
Ma quello che mi preme dire, qui lo scrivo, poi lo vediamo nuovamente nella partitura, cominciano appunto a presentarsi quegli elementi musicali che traducono il senso. Allora, abbiamo lasciato le parole della, con la minaccia della siccità per gli anni a venire, e l'ouverture traduce musicalmente questa minaccia, questa insicurezza, questa incertezza, è dovuta, lo vedremo fra poco, da un tema di fuga come da tradizione, ma un tema molto spigoloso, con una melodia a singhiozzo, piena di pause, interrotta, un procedimento incerto nelle voci, anche se tecnicamente rigorosamente preciso, e poi una abbondanza di intervalli dissonanti. Tre elementi questi qui che ho annunciato, che traducono proprio il disagio che il popolo di Israele ha sapendo di avere questa minaccia incombente che poi si realizzerà. E, appunto, e poi, come dicevo, l'anomalia di questa ouverture, una piacevole anomalia, è costruita in maniera tale che poi sfocia direttamente nel primo coro. Adesso ascolteremo la traccia 2, qui non si vede molto bene, ma ho voluto evidenziare quelle pause che interrompono la frase musicale e con quelle frecce tutti gli intervalli dissonanti che danno un senso di inquietudine a questa fuga che per il resto invece è tradizionale. Quindi ascoltiamo la traccia 2, vedrete un pochino e poi un altro pezzettino per non interrompere troppo la musica. Ecco. Registro molto grave, fra l'altro. Sentirlo tutto, ma ripeto, la struttura è regolare di una fuga, con tutti gli sviluppi del caso, ma il tema è forte e il trattamento rimarca questa condizione. E, come dicevo, poi l'ouverture prosegue e si apre con un coro, qui non posso fare la rassegna di tutti i numeri musicali, però i primi cinque, come ho detto prima, trattano della siccità. E sostanzialmente Mendelssohn ne approfitta per esprimere in modi diversi i vari effetti che possono scaturire anche sulla base del testo, perché abbiamo il coro che appunto rimarca questa situazione di disagio, abbiamo duetti, abbiamo anche la comparsa di un personaggio di invenzione, ecco, vediamo come librettista e di conseguenza anche il musicista si adattano a modificare il testo biblico senza troppe problemi di esegesi di aspetti teologici, e per cui appunto abbiamo interventi che sono mirati a musicalmente far sentire in modi diversi anche gli aspetti diversi. Ho voluto selezionare adesso per l'ascolto il quinto coro, perché se guardate dal testo ha due parti: da un lato è il popolo di Israele che si sente perso, si sente addirittura beffato da Dio e quindi ha perso la bussola, vorrei quasi dire, e successivamente l'intervento proprio
con le parole della stessa divinità, dello stesso Dio, che da un lato è anche un po' minaccioso, rigoroso, diciamo, come sappiamo spesso nell'Antico Testamento, ma poi chiude con una parola di misericordia. Dal punto di vista musicale, questo coro è nettamente bipartito. La prima parte esprime musicalmente, appunto con gli artifici compositivi di cui abbiamo fatto cenno prima, esprime appunto la situazione del popolo di Israele perso e disorientato. E la seconda parte invece cambia completamente tessuto e scrittura, proprio per esprimere la sacralità delle parole di Dio anche nel momento in cui esprime concetti pesanti o impegnativi. Io sono un Dio geloso che fa ricadere i peccati dei padri sui figli, però comunque la veste musicale è nettamente diversa, perché esprime una parola divina, e quindi deve essere molto molto netto, molto. E qui ricordo quindi allo stile coralistico di cui ho parlato prima. Farei sentire quindi la traccia successiva, la traccia 3, che si riferisce al numero 5. Ecco, vivace, molto energico. Continua insistendo su questi aspetti così forti, come avete sentito, pulsioni molto forti, proprio a interpretare questo testo. Qui ho dovuto silenziare la prosecuzione del coro perché sarebbe particolarmente lungo. Adesso fra poco sentite invece la seconda parte, dove appunto invece interviene la parola di Dio e quindi cambia completamente il registro sonoro, compositivo. Evidentemente qui ho silenziato un po' troppo, adesso dovrebbe partire la seconda, ecco, questa è la seconda parte del coro. Può fermare. Chiedo scusa, ho fatto questo espediente in un coro ossessivo che ha la stessa struttura. Qui ho voluto enfatizzare la parte appunto che traduce la sua maledizione caduta su di noi. Finisce questa scena e, come dice il testo stesso, passa all'episodio della vedova, e abbiamo quindi, dal punto di vista drammaturgico, un cambio radicale. Prima era una situazione collettiva, il popolo di Israele in difficoltà, la minaccia della siccità. Adesso invece abbiamo una presenza singola, la persona, il problema, come è stato anche giustamente richiamato prima, della sopravvivenza della vedova, e in particolare, ancora più interessante dal punto di vista drammaturgico, più facile da trattare, quello della morte del figlio e dell'intervento di Elia che lo fa risorgere. Qui ho voluto scegliere l'ascolto successivo, che è un doppio quartetto, per il solo fatto che è molto celebre. Ha fatto subito, diciamo, furore, subito anche estrapolato, lo si sente spesso anche estrapolato al contesto dell'oratorio nella sua completezza, proprio per la bellezza musicale. Quindi faccio senz'altro adesso l'ascolto alla traccia 4, ed è il numero 7, Gli Angeli. Thank you.
sfuma. Anche qui no, possiamo sentire tutto. Vi faccio notare una necessità musicale anche di sentire qualcosa di diverso, cioè il testo magari poteva rimanere su questi accenti forti, su questa scrittura complessa, musicalmente c'è bisogno di un'alternanza ed ecco che allora c'è questo espediente di far cantare gli angeli, quindi ecco, far cantare gli angeli, quindi far sentire anche le altre voci. Dietro le quinte c'è anche un problema proprio di gestione dei concerti in cui bisogna dare spazio un po' a tutti i solisti, un po' a tutte le masse corali e un dosaggio attento, altrimenti il pezzo non ha successo, ma questo è, adesso non vorrei banalizzare il discorso. Dell'episodio della vedova non ascoltiamo altro, ma vorrei farvi notare, leggendo il testo vedrete, come appunto ci sono ulteriori divergenze rispetto al testo biblico, perché nel testo biblico la vedova addirittura rimprovera Elia e il miracolo avviene in assenza, mentre nel libretto dell'oratorio, quindi nel testo qui intonato, è la vedova stessa che addirittura chiede l'intervento di Elia, quindi questo per esigenze un po' di più facile trasmissione e accettabilità e anche resa appunto drammaturgica. Passo alla situazione successiva, torniamo quindi al problema dei falsi idoli e successivamente al miracolo della pioggia. Qui un breve ascolto, ecco, vedete, l'ascolto prossimo sarà del numero 10, nuovamente Elia che intona una replica praticamente del motto iniziale, lo è musicalmente, lo è anche concettualmente, c'è proprio un'analogia che nella sequenza degli accordi iniziali, nel tema arpeggiato, con una lieve variante che ho evidenziato qua nella musica, vedrete, negli accordi finali dove non c'è più quella sequenza di intervalli dissonanti che esprimevano la minaccia della siccità, qui gli intervalli, soprattutto l'ultima cadenza, è invece più regolare, una quinta giusta in termini tecnici, ma un senso quindi di appagamento, non di tensione, ma perché a questo punto della narrazione invece avviene il miracolo a pioggia. Quindi prima la minaccia della siccità, musica aspra, semplificando un po' il concetto, qui invece si aprono i cieli, cade la pioggia e la musica quindi si repacifica. Quindi stessa struttura ma con un esito più felice, è proprio in linea col testo. Quindi ascoltiamo la traccia 5 che vediamo qua, stessi accordi solenni, preludio di un momento importante. Qui questa scrittura musicale adesso andrà sfumando, introduce al conflitto di Elia con gli adoratori di Baal. Adesso c'è il Acab, ecco, che dice: sei tu Elia quello che sovverte l'ordine politico, diciamo, sei tu che metti in giro queste voci. C'è un crescendo di tensione e di minacce finché il popolo di Israele, traviato da questo suo culto per Baal, vuole rinfacciare Elia quanto lui sarebbe falso, e quindi a questo punto c'è una istigazione reciproca, cioè, o meglio, Elia che istiga il popolo di Israele a far entrare in azione questo Baal, e quindi tre volte stuzzica per a dire non vi fate sentire abbastanza da Baal, chiamatelo più forte, voglio vedere i suoi effetti. E stuzzica il popolo, e questo è reso musicalmente con un crescendo che noi non potremo sentire in pieno, ma sentiamo adesso l'inizio appunto il coro Baal, ascoltaci, dacci retta, il popolo di Israele
perso dietro questa falsa credenza, che invoca Baal sperando che venga a suo aiuto. E dal punto di vista musicale è interessante perché Mendelssohn assegna a questo canto liturgico a modo suo la scrittura liturgica del canto antifonale, due cori, almeno all'inizio si sente molto bene, uomini contro donne, voci maschili contro le voci femminili, quindi adotta una scrittura che in qualche modo esprime un che di liturgico, però in un campo sbagliato, appunto quello degli adoratori di Baal. E tutta la scena è complessa perché appunto c'è l'intervento triplice di Elia, che stuzzica, diciamo così, gli adoratori di Baal, e quelli che aumentano la loro forza senza conseguire nulla. Ascoltiamo l'inizio del primo coro. Ripeto, l'episodio è lungo. Vi dico un'idea che mi è venuta oggi mentre lo ascoltavo questo pezzo, che probabilmente è anche un po' una fantasia, ma mi permetto di enunciarla. Oltre a quanto già detto, oggi ho colto in questo proprio esempio musicale che abbiamo sentito quasi un suono di bordone di basso, quasi di cornamusa, quei suoni ripetuti che danno un colorito quasi popolareggiante, quasi di sempliciotti. Cioè, questo popolo dei tori di basso sono anche dei sempliciotti poco affidabili. E quasi che la musica voglia trasmettere l'idea di una massa un po' presa per il naso che crede a qualsiasi cosa. È un'idea che ho avuto oggi e ci studierò su, me la condivido con voi e con beneficio di inventario. L'episodio adesso lo riassumo perché è molto lungo, ma per segnalare alcune cose che non ascolteremo ma che per un eventuale ascolto personale possono essere di interesse. Allora, c'è questa triplice interazione fra Elia che stuzzica il popolo e il popolo che prova a chiamare questo Baal, finché a un certo punto Elia stesso invece invoca Dio con una preghiera molto bella musicalmente, che però appunto non posso farvi sentire, e non a caso seguita da un corale quasi a solennizzare questo intervento, ed è il numero 14. Dopodiché col numero 16 c'è un coro che descrive la pioggia di fuoco, e anche qui abbiamo quella bipartizione dei cori. La prima parte molto intenso per esprimere questo spavento per la pioggia del fuoco, e poi la parte invece più tranquilla, più quieta, che esprime il riconoscimento della potenza di Dio, quindi la presenza di Dio positiva, musicalmente tradotto in questi termini. Il numero 17 è un coro di ira di Elia, e questo è un cliché quasi dell'opera lirica e anche dell'oratorio. Ci sono dei mezzi musicali con tinte molto forti che di solito abbinato appunto alle arie di rabbia, come il numero 17, l'aria di Elia. Parimenti, il numero 19 è il miracolo della pioggia, è una di quelle scene composite che fa ricorso in maniera molto elastica a interventi di solisti, del coro, strumentali, con vari interventi proprio per descrivere la complessità della scena, che si chiude con il numero 20, con il coro di ringraziamento per la pioggia che finalmente è arrivata. E in questo caso Mendelssohn paga un tributo a Handel, il tipo di scrittura richiama gli oratori handeliani, e questo era dovuto alla sua passione per questa musica e anche un po', come dicevo prima, al mercato inglese. Rapidamente passiamo, e ci avviamo verso la chiusura, alla quarta scena, al quarto, qualcuno chiama atto,
atto, se volessimo dire, di un'opera, ed è il conflitto diretto fra Elia e il re Acabe, la moglie di Jezabele, e la successiva permanenza nel deserto. Di questa scena mi preme sottolineare il numero 26, perché è l'area in cui Elia ha questo cedimento, è sfiduciato, si accorge che la terra bruciata attorno a sé e quindi ha un momento di stanca. Questo è Mendelssohn riesce a renderlo magnificamente con un'area che è al tempo stesso, vedete anche qua, un omaggio molto forte a un passo analogo nella Passione secondo Giovanni di Bach. Qui abbiamo il testo di Elia che è Es ist vollbracht, in Bach abbiamo Es ist genug. Fra l'altro, notate, è uno dei tanti agganci della figura di Elia alla figura di Cristo, anche musicalmente, cioè qui lui intenzionalmente aggancia questo momento di debolezza della figura di Elia al passo analogo nella figura di Cristo. Quindi abbiamo due ragioni, diciamo, per evidenziare questo ascolto. Allora ascoltiamo la traccia 7, una melodia che ovviamente riflette il momento di disagio, di costernazione di Elia. Traccia 7. L'analogo passaggio bachiano si vede, l'analogia corrisponde, cioè in questo, anche per la presenza, si è sentito forse non abbastanza, del strumento concertante, il violoncello che accompagna il solista, quindi c'è un solista cantante, un solista strumentista che fa da deuteragonista, quasi da comprimario, per aumentare la drammaticità. Sono costretto ovviamente a sintetizzare due parole sull'ultimo quadro, quello che si presta molto a una resa drammaturgica forte, quindi l'atto, quello che si può chiamare atto quinto, l'ultima parte della seconda parte dell'oratorio, con la teofania e l'ascensione. Anche qui abbiamo vari tipi di scrittura, del recettivo, aria, di varia natura. Anche qui compare un coro scritto come corale, con forte presenza corale e con un testo neotestamentario. Cioè, viene citato anche Matteo, e qui qualcuno, appunto, sulla base di questo, contesta anche l'idea che Mendelssohn abbia voluto fare un omaggio alla cultura ebraica, perché ha poi infuso il testo anche di elementi neotestamentari. Sezione, questo ultimo atto, voglio mettere in evidenza il numero 34, la teofania, che è rappresentata dal coro. In questo caso, anche in questo caso, il coro è bipartito. Vediamo se, ecco, salto il numero 28 per ragioni di tempo, è molto bello, ma è fuori un po', è un pezzo a sé stante. Ecco, il numero 34, questo è il coro, Der Herr ging vorüber,
che trovate appunto numero 34 come testo, ma anche questo, come dicevo prima, è qui che voglio far sentire la disparità di trattamento. La prima parte in cui c'è il disorientamento del popolo di Israele, perché il Signore passò oltre il vento possente, la narrazione in musica di questo vento che squarcia i monti, che frantuma le rocce, e però la non presenza di Dio, e altri fenomeni naturali, non li ascoltiamo tutti, ascoltiamo solo il primo, reso musicalmente questa forza terribile a fronte della quale non c'è la teofania. E poi, e qui c'era il silenzio, sentiremo invece il venticello sottile dietro al quale c'è la presenza di Dio. E quindi appunto possiamo ascoltare la traccia numero 9, che comincia appunto in maniera forte, perché deve avere musicalmente questi eventi atmosferici estremi. Secondo episodio, che dovrebbe essere tagliato, infatti adesso c'è il silenzio. Tra l'altro, in questa ultima melodia che avete sentito, che si replica tre volte, i fautori della lettura pro ebrei di Mendelssohn riconoscono in questa melodia una melodia tipica della sinagoga. È difficile però su tre note agganciarsi in maniera così netta, è una possibilità da valutare, diciamo. Ecco, quindi si ripetono tre volte questa descrizione degli eventi: avete sentito il vento, poi c'è il terremoto, poi c'è il fuoco, e ogni volta il coro si blocca perché non trova in esso la presenza di Dio, finché, quando parte, dovrebbe esserci adesso sì il venticello sottile, reso musicalmente ovviamente in modo molto diverso. Spero che parta, altrimenti... Traccia 10? No, dovrebbe essere, perché c'era un vuoto che avevo costruito apposta per dire queste parole, ma l'ho misurato male. Più o meno che numero è? No, è sempre 9, 9 che... Che... Ah no, era una ventina di secondi che avevo silenziato, accorciato. Ecco, qua finisce... È qui... Questa è la resa musicale del venticello. Poi continuo con questo diverso registro musicale. Un ultimo appunto, e poi chiudo questa rapidissima presentazione, proprio la fuga finale, perché la voglio far sentire solo un pezzettino, perché in questo caso Mendelssohn ritorna al canone tradizionale, che vede nella chiusura di una impresa, di un'opera sacra così impegnativa, una fuga, e non solo ne scrive una bella, regolare, affascinante, ma addirittura riesce a emulare e a richiamare l'opera di Handel ancora una volta. Cioè, gli ascoltatori che sentono questa fuga non possono non avvertire echi di analoghe fughe handeliane, e quindi chiudendo il cerchio rispetto, ripeto, alla prima esecuzione fatta in Inghilterra, e ribadendo il fatto che questa opera ha sempre avuto un grande riscontro in area inglese, soprattutto in area inglese. Quindi ascoltiamo l'ultima traccia, la 11, sentiamo giusto l'inizio della fuga con questo tema handeliano. Thank you.
assolutamente. Quindi per sintetizzare vorremmo dire una lettura molto personale, molto non teologica, però che mette in evidenza proprio, come si diceva prima, un Elia campione del monoteismo e quindi questo traduce in realtà probabilmente la profonda fede, anche se non dichiarata, anche se non studiata, del musicista stesso, che ha colto spesso l'occasione per esprimerlo in queste forme musicali, nell'Elias, nel Paulus e anche in altre composizioni. Grazie dell'ascolto. A questo punto, come abbiamo detto già in altre occasioni, senza far torto a chi ha preceduto Stefano Zuffi, dulcis in fundo, contempliamo quello che le arti figurative ci offrono in questa grande scelta a partire da questa figura. Stefano, eccolo qua. Allora, come al solito, io rimango sempre affascinato da questi incontri, da questi dialoghi, da tutti questi incroci che in larga parte anticipano e modificano anche quello che avevo pensato di dire. L'episodio di Elia nella caverna, l'episodio del temporale, del terremoto, del fuoco e poi della brezza leggera è uno degli episodi più intensamente poetici per me del primo testamento, e nella mia modestissima e, se posso permettermi, opinione, ho sempre pensato che questa fosse una prefigurazione della Pentecoste, che prima si sente questo rombo forte, poi scende il cielo, poi scende il fuoco dal cielo e alla fine ecco la brezza leggera, il pneuma, il soffio dello spirito che scende. E se pensiamo e cerchiamo, almeno io ci provo, delle tracce trinitarie anche nel Primo Testamento, ho sempre pensato che questo vento leggero, questo vento sottile sia proprio il soffio dello spirito, no? Che è Dio, nel quale appunto c'è Dio. Senza esserci messi d'accordo, caro Ernesto, mi sono permesso di intitolare Elia profeta del fuoco e lui me l'ha detto, sono tutto contento. Quello che forse non abbiamo citato è una comparsa indebita, un equivoco su Elia nel momento della crocifissione, quando appunto Cristo inchiodato sul patibolo pronuncia delle parole che vengono equivocate e dice: ecco, invoca Elia, se riprendiamo quella drammatica, no, profezia di Malachia che dice: ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Non sarà mica una profezia anche di questo sentir chiamare Elia nel momento proprio dello strazio, dello spasimo sulla croce, sbagliando però, perché avevano capito male, insomma. Le figure dei profeti in generale hanno una fortuna limitata nella storia delle arti figurative occidentali, e in particolare Elia, che non è titolare di un libro specifico, non compare, e mi dispiace, fra i profeti dipinti da Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina. Sarebbe stato bello spararci subito Michelangelo ed eravamo belli tosti, carichi. In realtà Elia, nonostante questa lacuna, questa mancanza, bisogna dire, piuttosto grave, insomma, piuttosto significativa, Elia è un artista che, scusate, è un profeta che ha una fortuna non secondaria, in parte per le stesse ragioni di Mendelssohn, cioè la sua vicenda, la sua storia si presta ad una drammatizzazione. L'episodio del carro di fuoco, accende la fantasia, cioè mette intorno alla figura di Elia anche un episodio narrativo molto forte. E poi c'è, l'abbiamo già citata, la presenza di Elia in un episodio topico importante della vicenda di Cristo, cioè nel momento misterioso della trasfigurazione.
quando appunto accanto a Cristo che prova e fa assistere a tre suoi discepoli questo fenomeno indicibile della trasfigurazione, compaiono due grandi figure del Primo Testamento, Mosè, e questo ce lo potevamo aspettare, e meno ovvio, meno scontato è Elia. Cioè Elia effettivamente compone, diciamo, questo momento, conclude questo momento importante. Elia viene citato appunto negli episodi di San Giovanni Battista, ma anche, e tra poco lo diremo, anche in un'altra importante tradizione cristiana che avrete, penso, già intuito. Avete sentito parlare di un certo monte, Carmelo, eh? Cioè in tutta la devozione carmelitana, che insomma è una componente importante della vita consacrata medievale e poi rinascimentale, della Controriforma e così via, la figura di Elia è una figura che si riconnette alla radice, al punto di partenza della devozione carmelitana. Questa prima immagine che vedete alle mie spalle, un pochino deformata perché c'è una certa incompatibilità evidentemente tra il mio PowerPoint e la proiezione sullo schermo, per cui risultano tutti belli magretti, ecco, devo dire che mi andrebbe bene, ecco, questo tipo di questo è un ruvido e anche espressivo dipinto di Giuseppe de Ribera, che qualcuno si ostina ancora a chiamare lo Spagnoletto con questa vecchia soprannome, pittore ibero-napoletano del 600, che ha dipinto con una bella energia questo profeta così anche spinoso, spigoloso in un certo senso. Volevo ricordarvi qualcosa del dio Baal, perché ne abbiamo parlato. Il dio Baal viene raffigurato con delle corna sulla fronte, e questo dio Baal che la povera vedova di Zarepta probabilmente devotamente anche venerava, magari con questo bordone un po' popolaresco che abbiamo sentito, il dio Baal è stato un arcinemico, insomma, per i nostri profeti, e addirittura da Baal è diventato il principe dei demoni, Belzebue, Baal Zebub, che ci porta ai confini dell'inferno. C'è un'altra piccola cosetta, ma vedete, faccio queste spigolature, davvero, abbiate pazienza, facciamo proprio dei flash. Dove va a finire il re Acab? Va a finire in Moby Dick, il capitano Acab. Beh, sapete che Moby Dick è questo strano capolavoro della letteratura, che è una specie di sovrapposizione inscindibile di tanti registri che vanno dalla trattatistica sulla pesca al capodoglio alla mistica anche più avanzata, e molti dei nomi che compaiono nel capolavoro di Herman Melville sono legati e alludono a figure, a personaggi importanti delle tradizioni antiche. Chiamatemi Ismaele, inizia, no? E già subito, no, questa prima presenza di questo nome controverso. Ismaele è il figlio illegittimo di Abramo, è una figura anche un po' sfortunata, a un certo punto che viene mandata insieme alla madre nel deserto, e con Ismaele parte tutta un'altra tradizione. Insomma, la facciamo un po' lunga. Questo è l'indimenticabile Gregory Peck, vedete, nei panni del capitano Acab. Ma questo capitano Acab è un personaggio sfaccettato e complesso, che sicuramente si riallaccia a queste letture bibliche che la mamma di Melville faceva al futuro scrittore quando era bambino. Chiuse queste flash, volevo ricordare l'importanza del Monte Carmelo per questa
vita consacrata, vita tra l'altro monastica, con le due opzioni della vita solitaria e della vita comunitaria. È abbastanza particolare, perché c'è la possibilità di scegliere se rimanere in comunità o avere invece una vita contemplativa solitaria. E nelle opere commissionate dall'ordine carmelitano possono comparire riferimenti all'area del Monte Carmelo, all'area delle grotte, insomma, dell'eremitaggio sul Monte Carmelo, e qualche volta, rara, persino la figura di Elia, perché per i carmelitani Elia costituisce un prototipo, un antetipo della loro forza devozionale. E in questo è un caso che a me è molto caro, perché è un grande dipinto conservato nella Pinacoteca di Brera, un'opera monumentale. Pensate, è un dipinto che di base è lungo più di 7 metri, quindi è un'opera davvero molto imponente. Questa è la zona principale, la zona centrale, è la Vergine dei Carmelitani, perché la Madonna sta consegnando la veste, l'abito, il saio bianco chiaro dei carmelitani, e il bambino invece sta consegnando l'inconfondibile scapolare, che è quella, non saprei come definirlo, non è un indumento, ma insomma è quell'oggetto che viene indossato sopra le scapole, no? Che contraddistingue proprio in modo inequivocabile la devozione dei carmelitani. In secondo piano, dietro alla nuvola che si vede sulla destra, si affaccia, affiora con il suo mantello, forse, con il suo pesante cappuccio, il profeta Elia. Eccolo là, come se fosse un antenato un po' corrucciato di questa grande famiglia carmelitana. Quindi vedete che bisogna anche un po' andarlo a cercare anche in luoghi imprevedibili, non così scontati. Questo è un bel quadro di un pittore del Settecento veneto, Giuseppe Angeli, un allievo di Piazzetta, che rappresenta appunto questo episodio spettacolare, no? La scomparsa di Elia in un carro di fuoco, anzi in un carro infuocato trainato da due cavalli di fuoco, viene detto più specificamente nella Bibbia, alla presenza del profeta Eliseo, perché appunto è Eliseo che assiste a questo episodio e ne diventa come dire, il testimone. È un episodio, qui lo vediamo anche nel pavimento del Duomo di Siena, ma è molto interessante perché, vedete, così come Mendelssohn riprendeva motivi di Bach o di Handel, nella storia della fortuna figurativa di alcuni episodi c'è una specie di eco, di memoria, no? che ritorna in sottofondo e che riemerge. La questione di Elia rapito dal carro di fuoco è un'immagine che ha, lo ripeto, molta fortuna, perché è un'immagine spettacolare, un'immagine narrativa, e cominciamo a vederla persino nei sarcofagi paleocristiani. Va molto bene in un ambito sepolcrale, perché naturalmente è un'immagine in qualche modo che può alludere ad una vita che continua anche dopo la morte, anzi ad una non morte, ad un passaggio ad un cielo, ad un livello che sta al di sopra della terra. Questo è un bel sarcofago, devo dire, interessante, perché probabilmente è stato prodotto a Milano, è conservato al Louvre, come tante cose prodotte a Milano, ma ha questa caratteristica di questo fondale, di questo sfondo a porte di città, lo vedete, che è identico a quello che si vede nel cosiddetto sarcofago di Stilicone nella Basilica di Sant'Ambrogio. E qui si vede una quadriga rampante che va verso il cielo, parzialmente mutila è questa lato del sarcofago. Interessante perché sotto c'è una reminiscenza classica, molto tradizionale, un dio fluviale
appoggiato e che sembra appunto quasi rannicchiato di fronte a questa apparizione del carro di fuoco. A Milano ne abbiamo una raffigurazione molto frammentaria ma affascinantissima in questa resti, frammenti dei mosaici di Sant'Aquilino, dove della vera e propria quadriga rimangono nel mosaico solo le pance di due cavalli, ma sull'intonaco c'è la traccia del disegno. Se riuscite a vederlo qui, eccoli qua. Questo è veramente un unicum, noi non abbiamo altri esempi di sinopie, di disegni preparatori del IV secolo, e questo l'abbiamo a Milano, nella Basilica di Sant'Aquilino, e rappresenta, di solito è intitolato, la apoteosi di Elia, cioè Elia che sale in cielo nella quadriga, che qui è anche poco infuocata, qui non si vede il fuoco, ma molto bello in questo caso il contesto pastorale, perché intorno c'è questo paesaggio ancora molto classico con i pastori, con le greggi. Il tema di Elia che usa questo prodigioso mezzo di trasporto ha fortuna in un luogo, in una sequenza un po' particolare, che sono le vie di pellegrinaggio. Chissà quanti pellegrini hanno invidiato Elia, che aveva un bel carro veloce come il fuoco, un freccia rossa che scorre lungo le vie consolari. E una divertente, devo dire, un po' ingenua rappresentazione romanica di Elia, con questi cavallucci che sono un po' inclinati verso l'alto, insomma, si trova sulla bellissima facciata del Duomo di Fidenza, che è una rassegna, un repertorio di temi e di elaborazioni, con quella tipica corposità, ecco, che è proprio quello che ci piace dell'arte romanica, no? Questa solidità, questa gravitas semplificata, però di grande efficacia. E andando avanti arriviamo poi a questo elemento ornamentale di minime dimensioni, qui ve l'ho dovuto ingrandire, riprodurre in grande, ma in realtà è un medaglione di pochi centimetri quadrati, però preziosissimo, dipinto da Giotto in una posizione molto particolare della Cappella degli Scrovegni, subito prima del riquadro con la resurrezione di Cristo. Quindi la salita al cielo di Elia, la non morte, diciamo così, la sparizione fisica di Elia è messa in relazione alla resurrezione di Cristo. Tra l'altro Giotto qui ci dà molto più efficacemente di tutti i suoi precursori l'idea che questi cavalli stiano andando verso il cielo, li fa in parte scomparire sotto la modanatura, diciamo la cornice della formella, ma non si dimentica del gesto di Elia che consegna il mantello ad Eliseo. E beh, bellissimo, vedete come Giotto abbia una capacità di rappresentazione molto rapida, molto intensa, ma anche estremamente complessa. Noterei per inciso che intorno alla testa di Elia è rappresentato, come sempre vengono rappresentati i profeti, con una lunghissimi capelli canuti e inanellati, con una barba micidiale simile a quella che sta crescendo in tutti voi questa sera, però con un'aureola in testa, vedete? Anche qui, naturalmente, perché è messo all'interno di una sequenza di episodi della Passione, e come antetipo, come prefigurazione della vita di Cristo. Quando parliamo di Giotto, viene spontaneo pensare ai cicli di affreschi di Giotto. Io adoro la Cappella degli Scrovegni, per me è un forziere, uno scrigno da cui si può continuamente attingere qualche nuovo gioiello, ma ci viene in mente, naturalmente pensando a Giotto, anche il grande ciclo di Assisi. E ci viene in mente anche parlando di Elia sul carro di fuoco, perché c'è lo stesso episodio nella vita di San Francesco. Anche San Francesco, o meglio i confratelli di San Francesco, hanno una notte questa visione di Francesco che viene portato in cielo su un carro tirato da dei cavalli, un carro infuocato. Ecco, quindi questo tema che appartiene
alla storia dei profeti del Primo Testamento viene rilanciato a partire dal XIII secolo con San Francesco. D'altra parte, tutti gli episodi della vita di San Francesco possono essere ricollegati o prevalentemente degli episodi della vita di Cristo, naturalmente, a cominciare dalle stimmate, è ovvio, ma in altri casi, cioè San Francesco realizza nel tempo presente le profezie o la figurazione che era venuta prima di lui. Eccolo qua, questa è un affresco di Giotto ad Assisi che rappresenta Francesco che nottetempo sale verso il cielo in un carro rosso con dei cavalli rossi che sono l'immagine appunto del fuoco. Quindi interessante, perché questo episodio così pittoresco, lo possiamo proprio dire, no? Degno di essere dipinto, del rapimento in cielo di Elia sul carro di fuoco, ha un suo rilancio anche nelle storie francescane. A questo proposito vi ricordo il ciclo di cappelle del Sacro Monte di Orta legate proprio alle figure di San Francesco, e ve le cito perché avrete la possibilità di vederle o di rivederle, non si smetterebbe mai di guardare, perché poi il posto è anche meraviglioso, questa tenuta naturale, quando andrete ad ascoltare il professor Borghi sul Monte Mesma, che è lì accanto. Proprio non si può andare, scusa Ernesto, non si può andare al convento del Monte Mesma se non si va anche al Sacromonte di Orta, che è proprio legato anche per la devozione cappuccina e così via. Ecco, allora vediamo in questi pochi minuti che mi restano, saranno davvero pochi, gli episodi che hanno davvero Elia come protagonista. Beh, questa, il tema della vedova di Zarepta, che non... Però io mi sono andato a leggere e rileggere più volte, non è che si capisca proprio bene che questo povero orfano, poverino, denutrito, fosse veramente morto. Era lì, cioè, e la vedova di Zarepta è persino disponibile a privarsi dell'ultima risorsa, diciamo, vitale per il suo figlio moribondo, pur di accogliere degnamente questo straniero. E effettivamente, insomma, è un episodio molto commovente, molto, molto intenso. Non ci sono molte immagini nella storia dell'arte, ma qualcuna sì, e la rappresentazione non indulge troppo sul povero orfanello cadaverico, ma semmai sulla benevolenza, cioè sul miracolo avvenuto. È interessante perché a volte ci sono dei casi in cui si tende a sottolineare il momento precedente il miracolo, cioè quando c'è qualcuno che sta veramente molto male, quando c'è una situazione di emergenza. Nell'episodio che vede Elia ricompensare la vedova di Zarepta per la sua ospitalità, vediamo invece l'abbondanza. Guardate in questo dittico fiammingo le botti che si riempiono. Oppure in questo caso, vedete che bello, questo è il nostro amico Bernardo Strozzi, ci capita spesso di incontrarlo, questo pittore genovese, pittore che apparteneva all'ordine dei frati cappuccini, quindi aveva personalmente una forte attenzione nei confronti degli ultimi, degli umili, degli episodi che riguardano una situazione di indigenza o addirittura di miseria, e qui ne viene fuori una rappresentazione intensa che direi si collega efficacemente al tema della misericordia, insomma, al fatto che c'è sempre qualche affamato a cui dare da mangiare, c'è sempre qualche assetato a cui dare da bere. L'altro episodio interessante della vita di Elia, interessante per i pittori intendo, è questo tema del momento di crisi, no? di questo Elia che dice esist genug, basta così, ne ho abbastanza, insomma. E
questo letteralmente lasciarsi andare, no? E questo Elia che scivola a terra, e lo vediamo molto bene in questo bellissimo dipinto di un grande pittore del 400 fiammingo che si chiama Thierry Odiric Boutz, un pittore attivo nella città di Lovanio. E a Lovanio Odiric Boutz, certamente con il supporto di qualche canonico, di qualche biblioteca, del professor Borghi ante litteram, insomma, ha composto un bel altare che ha al centro, dopo ve lo faccio vedere anche nel suo insieme, al centro più grande la rappresentazione dell'Ultima Cena, ma accanto all'Ultima Cena quattro episodi veterotestamentari legati al pane, al pane che sostiene, che aiuta, che ci rimette in cammino, che ci rimette in moto. Infatti, se guardate bene, qui dietro, qua è piccolino, però c'è, si vede la brocca dell'acqua con sopra una focaccia, una pagnotta, ed è l'angelo che sta scuotendo, sta proprio svegliando, sta scuotendo, e in secondo piano vediamo Elia che dopo aver mangiato il pane portatogli dall'angelo si rimette in cammino, ed è un bel cammino lungo, fa Nordic Walking, vedete qui, perché deve fare 40 giorni e 40 notti, giorno e notte, di cammino, perché in effetti l'Oreb non è proprio dietro l'angolo, deve fare un bel pezzo di strada. Eccolo qua, guardate che meraviglia, questo è un quadro, sono quelli che danno soddisfazione, è tanto, c'è tanto da guardare, e i quattro episodi, al centro c'è questa splendida, grande Ultima Cena, e i due episodi di sinistra sono Melchisedec, sotto c'è la Pasqua consumata in piedi dagli ebrei perché avevano fretta di partire per l'esodo, in alto a destra la raccolta della manna, e in basso a destra, ecco l'episodio che vi ho fatto vedere prima, l'angelo che sveglia Elia. Questo tema del pane che dà conforto, che dà sostegno, di un pane celeste, perché viene portato dall'angelo, ha una certa, insomma non ampia, però ha una sua diffusione, e io ogni volta che vengo nel Canton Ticino mi viene voglia di parlare di Luini, chissà perché, sarà la brezza leggera, non so che gira da queste parti, questo è un affresco di Bernardino Luini che rappresenta per l'appunto Elia svegliato dall'angelo. Elia è un po' in dormento e l'angelo, oltre a svegliarlo, gli indica, in questo caso vedete con molta chiarezza, il pane e l'acqua, notate che sono esattamente una rappresentazione eucaristica, il pane è messo rotondo come una grande particola e l'acqua è rappresentata in un calice di carattere palesemente liturgico. E anche qui però vediamo in secondo piano Elia che si mette in cammino verso il Canton Ticino, perché vedete che le montagne sono quelle di queste parti. Una stupenda rappresentazione di Elia, in questo caso nutrito dal corvo, lo vedete in alto, c'è questo corvo con il pane nel becco, è quella di un ottimo pittore bresciano trasferito a Venezia, diciamo di un veneto dell'entroterra, che è Gian Gerolamo Savoldo, uno dei pittori più corposi, più sanguignamente realistici del primo Cinquecento. Questo è un eccellente dipinto conservato nella National Gallery di Londra. In secondo piano, lontano, vedete il carro di fuoco, qua, eccolo qui. Qui forse intravedete, spero, i cavalli rossi che stanno portando e qui sotto c'è anche un gruppetto di personaggi che guardano, vedono scomparire Elia fra le nuvole. Devo dire che questo dipinto è servito da modello per la iconografia orientale, diciamo pseudo-bizantina, di Elia. Se voi avete voglia di andare su internet e mettete Elia immagini, compariranno delle icone a fondo oro di carattere, di sapore chiaramente bizantino, ma ispirate a questo quadro qui,
quindi sono delle pseudo icone, sono delle finte icone, diciamo moderne, ma questo quadro ha in qualche modo sancito una sorta di immagine standardizzata di Elia. Ce ne sono anche delle altre, devo dire, questo è Daniele da Volterra con Elia, qui non c'è né l'angelo né tantomeno il corvo, c'è Elia che si sveglia lentamente e sta sentendo la pagnotta, dice, oh, è ancora calda, senti che bello, è tutto contento. Daniele da Volterra, il pittore di questo interessante quadro, insomma, di un certo vigore, è un pittore che purtroppo passato alla storia per una delle cose che non avrebbe voluto fare, mettere delle pudiche drappeggi sugli ignudi di Michelangelo nel Giudizio Universale, per cui è noto, ma davvero non sto scherzando, come il braghettone, perché ha messo le braghe, insomma, ecco, questo è Daniele da Volterra, e poveretto, è passato alla storia malamente, ma invece è un pittore manierista interessante. Questo è Tintoretto, tutti i quadri di Tintoretto sono girevoli, possono essere visti da tanti punti di vista. Qui c'è l'angelo che piomba dal cielo, Elia è ancora, questo è interessante perché Elia qui non si è ancora svegliato, sta ancora dormendo, e l'angelo sta posando la brocca dell'acqua vicino all'albero. Sto per terminare davvero, per ricordare la presenza di Elia nella trasfigurazione. Ecco, questa è nella diciamo iconografia cristiana, tipicamente cristiana, neotestamentaria, la presenza fondamentale di Elia. Questo è uno dei pannelli erratici della Maestà di Duccio da Boninsegna, Cristo al centro, notate la veste filettata d'oro per dare questa idea della glorificazione, tra i due profeti Mosè ed Elia. Questa è una vera icona veneto-cretese con di nuovo il monte forse Oreb, ma Tabor, pardon, forse Tabor della Trasfigurazione, e questa è una delle immagini più celebri, insomma, di Beato Angelico che riesce prodigiosamente, tra l'altro nella tecnica dell'affresco, a realizzare quella immagine che è data dall'evangelista quando dice nessun lavandaio riuscirebbe a rendere così candide le vesti, e qui addirittura c'è uno sfondo bianco e Cristo è vestito di bianco, quindi c'è una specie di bianco su bianco che si potenzia. I due profeti sono rappresentati solo dalle teste, a sinistra c'è Mosè con i raggi di luce, in questo caso non con le corna ma con i raggi di luce, e a destra c'è Elia. E li ritroviamo anche in Perugino, nella trasfigurazione del collegio del Cambio a Perugia, dove c'è qui il fumetto, perché San Pietro in basso, al centro, sta dicendo, oh Signore, com'è bello stare qui, dice proprio Domine, bonum est nos hic esse, ecco, forse un bordone, ecco, in questo caso, ecco, è un'affermazione un po' ingenua di San Pietro, quasi travolto dalla sacertà della scena. Quando si parla di trasfigurazione non si può non citare un capolavoro di Giovanni Bellini, e anche qui di nuovo i due profeti meditabondi accanto a Cristo. E per finire il grande capolavoro di Raffaello, la stupenda pala realizzata per il futuro Papa Clemente VII, allora Cardinale Medici, che rappresenta due scene: in basso la guarigione, il tentativo di guarigione del fanciullo ossesso, guarigione che non avviene, che non si realizza, gli apostoli da soli non ci riescono, e nella parte alta invece questa immagine meravigliosa, l'immagine finale, l'explicit di Raffaello. Questo dipinto era nello studio di Raffaello quando il pittore è morto, venne usato per il suo funerale, e qui vi mostro per concludere proprio l'immagine solenne della parte alta, Cristo in volo e i due profeti accanto a lui. Grazie, ce l'abbiamo fatta per le 10:30. Nell'episodio che conclude la presenza di Elia all'interno della coppia dei Libri dei Re, in particolare nel capitolo secondo del secondo Libro dei Re, vediamo come proprio nell'ambito del testo si chiede, ma
Qual è il significato di questo episodio? Cioè la salita di Elia che scompare, che in qualche modo lascia al successore discepolo una sorta di testimone nella continuità della sua vocazione. E allora, proprio tenendo conto di questo dato, tenendo conto di questi elementi, se noi riprendiamo dalla pagina 57 l'attacco di questi 11 bellissimi versetti del secondo capitolo del secondo libro dei Re, l'attacco è il seguente: quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgal con Eliseo. Elia disse a Eliseo: rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Scesero a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Ed egli rispose: lo so anch'io, tacete. Elia gli disse: Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E andarono a Gerico. I figli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Rispose: lo so anch'io, tacete. Elia gli disse: rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. Egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così se mi vedrai quando sarò partito via da te, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero tra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Le interpretazioni sono state molte nella storia dell'esegesi di questi brani, per capire anzitutto il senso di questa elevarsi verso il cielo. Tra le tante ipotesi mi pare molto interessante quella che riprende un verbo, il verbo prendere, lakach in ebraico, che noi ritroviamo nell'episodio di Enoch in Genesi 5, nel Salmo 49, riposizionato in forma diversa, e in terza battuta esattamente in questo episodio, l'episodio del secondo libro dei Re, capitolo 2, versetto 11. Allora appare comprensibile un dato che mi pare estremamente interessante e che Duranti nel suo contributo su Elia ricorda. Leggo la parte centrale della pagina 58. La sua improvvisa scomparsa come profeta è il dato fondamentale. Quindi scomparsa non tanto in assoluto come individuo, ma come profeta che in qualche modo sparisce alla vista dei presenti. Il profeta in ogni tempo è l'attore di un messaggio da parte di Dio. E come ogni ministro umano deve essere disposto a scomparire quando abbia adempiuto la sua missione e sia cessato il carisma profetico. E questo mi pare un dato particolarmente interessante, perché al di là dell'aspetto miracoloso, magico, sorprendente, sottolinea in particolare come il dileguarsi di Elia, nel contesto che molto brevemente abbiamo letto, nel passaggio del testimone Eliseo, in questa logica così reiterata di affermazioni che si rincorrono una dopo l'altra, ha esattamente questo significato, cioè il significato di indicare come anche questa figura, la figura di questo profeta così aspro, così duro, in qualche misura anche così violento, tutto sommato, in ultima analisi però quando lascia la dimensione terrena perché ha terminato la sua funzione, la sua missione, lo fa in una logica che resta assolutamente nel cuore e nella mente attraverso questa immagine così sorprendente, così totalizzante. E quel che vediamo alle nostre spalle, mi pare, e che avevamo avuto modo di vedere prima, è estremamente interessante. E io, che ho una cultura figurativa che tende a zero, posso dire, nel mio piccolo, e il dottor Zuffi può confermare o smentire ovviamente quello che dico, che questa dimensione meditabonda, così proiettata verso il cielo per certi aspetti, è estremamente interessante nell'interpretazione del carro che è sullo sfondo e che diventa il culmine conclusivo di questa esperienza, ma a partire da una riflessione che entra nel cuore di Elia
che sta meditando in questa fase della sua vita su come procedere, e fase che poi appunto culmina e si conclude esattamente nel con l'immagine del fondo. Tra l'altro, esattamente, anche esattamente del tutto. Attenti lettori. Non tutti, questo è particolare perché addirittura qui c'è anche il fiume qui sotto, e se lo si guarda da vicino è difficile, c'è una sola figura al di là del fiume e che ha un mantello rosso ed è Eliseo che ha passato il fiume, quindi questa è una citazione estremamente, estremamente accurata. Ecco, alla fine di questi primi quattro incontri di questo nostro corso Bibbia, Arte e Musica, che vedrà la sua seconda parte a partire dal 7 settembre prossimo nella cornice dell'aula di musica della scuola elementare di Giubiasco, noi possiamo dire molto, e certamente i presenti potranno commentare nel messaggio per posta elettronica inviato in questi giorni, chiedevamo appunto la possibilità di avere una valutazione, un'opinione da parte dei presenti che ci possa aiutare magari anche nel corso di questa nostra seconda parte magari a rettificare qualche aspetto che si ritiene migliorabile. E come pare di poter notare due aspetti, mi pare molto interessanti. Da un lato il clima di scambio, di interazione tra noi, i colleghi, non soltanto i colleghi presenti, anche lo stesso professor Venuti e coloro che, Antonio Bombicini e Michele Tamagni, che sono intervenuti la scorsa settimana, hanno consentito davvero di passare da una disciplina all'altra in modo, mi pare, molto sereno, molto interattivo, ovviamente nello spirito di chi, proprio per associazioni di idee, per elementi che si intersecano variamente, possono dare ulteriori approfondimenti al di là di quello che è ponderato all'inizio nella preparazione che noi abbiamo svolto. Questa è un'esperienza che io ho avuto il piacere di vivere spesso con Stefano in questi nostri incontri, negli scorsi anni e quest'anno, che a me è successo spesso per esempio con Renzo Petraglio, dove l'intreccio è evidente, e che credo succeda a tanti altri colleghi e colleghi in tanti contesti. Credo che sia un dato interessante che speriamo di poter ulteriormente arricchire e potenziare. Il secondo aspetto sul quale vorrei attirare l'attenzione dei presenti è il fatto che, nonostante avessimo fatto inevitabilmente la scelta di piccoli frammenti e piccoli quadri in questo itinerario primo testamentario della prima sezione di questo nostro corso, credo che siamo riusciti, ripeto, sempre col beneficio di inventario di ulteriori miglioramenti, precisazioni, a dare alcuni elementi che aiutassero i presenti a avere una sorta di punto di partenza, perché sapevamo bene che le persone che avevano avuto l'interesse di iscriversi a questo corso erano molto eterogenee tra loro da vari punti di vista, e non soltanto per quel che riguarda la conoscenza biblica, probabilmente anche per quel che riguarda la sensibilità artistica o musicale, ma credo che ciascuno possa aver trovato, poi il giudizio ovviamente è aperto a qualsiasi ulteriore approfondimento, possano trovare degli elementi per continuare, per approfondire quello che noi, per quel che ci è stato possibile, abbiamo soltanto iniziato e che cercheremo di continuare a sviluppare evidentemente nel corso nei prossimi incontri. Mi pare molto bello concludere, nel riferimento all'incontro di questa sera, come sintesi in qualche misura dei tre precedenti, esattamente con la conclusione che il professor Zappalà ci ha fatto ascoltare prima, che ha un elemento, volevo semplicemente ricollegare il pensiero a questo momento, perché in quella conclusione, che arriva a terminare con un riferimento al Salmo 8 e a questa lode di Dio e del nome e della potenza di Dio che attraversa in modo laudativo, direi, la totalità dell'umanità, in qualche modo si racchiude quello che nel nostro piccolo abbiamo cercato di sviluppare in questi incontri. E il testo, alla pagina 75-76, nella traduzione, proprio in questo 42esimo momento, in questo coro conclusivo, riprendendo e interpretando un versetto di Isaia 58 e un altro del Salmo 8, recita sostanzialmente così, con tutti i limiti di una traduzione, ma che mi pare estremamente interessante. E allora la vostra luce risplenderà come splende il sole del mattino, e subito vi sarà salvezza per tutti, e la gloria del Signore sarà la vostra ricompensa. Signore, nostro Creatore, come eccelle il tuo nome tra tutte le nazioni. I cieli sono pieni della tua gloria. Amen. Ecco, mi pare che questo sia lo spirito con il quale non soltanto il carro di fuoco ci accompagna verso la fine della trattazione e dello sviluppo di questo discorso, ma attraverso questo tipo di richiamo
l'intreccio tra parola biblica, ascolto musicale di parole e note e immagini così intense, così colorate, così approfondite da vari punti di vista, possono davvero costituire una serie di fili sui quali continuare il nostro percorso successivamente nei nostri prossimi incontri.